Diciamo che Luigi può dire quello che vuole, però coi fatti è così, perché stai andando praticamente a parcheggiare, tra virgolette, tre calciatori del Napoli in prestito proprio al Bari. Oggi, signori, siamo qui per commentare, per parlare un po' di calciomercato. Abbiamo qualche aggiornamento su il colpo Buongiorno, qualche aggiornamento su Kvara e abbiamo qualche notizia di movimenti in uscita da parte di giocatori del Napoli che però diciamo sono di un livello diciamo riserve. Ecco, non parliamo di giocatori di prima squadra o di giocatori importanti. Quindi, ragazzi, benvenuti in questo video. Io sono Dario, direttore del Darion, e prima di cominciare vi ricordo l'iscrizione al canale. Mi raccomando, che è totalmente gratis ed è importante per me che voi vi iscriviate e poi attivate la campanella. Ultima cosa, vi ricordo che ieri è uscita la mia analisi della conferenza di presentazione di Conte. Se qualcuno di voi se l'è persa, ve la lascio in alto nelle schede. Allora, cominciamo da un aggiornamento riguardo un colpo di mercato, ragazzi, che mi sento di dire che ormai è, non dico che è fatta, ma al 90% io dico che è fatto, ovvero Buongiorno. Ieri Fabrizio Romano ci ha dato degli aggiornamenti, che poi aggiornamenti, cioè diciamo che ha un po' ripetuto una cosa che già sapevamo, però diciamo che lui non aveva mai detta questa cosa e ha confermato un po' questa voce, questa notizia che già sapevamo da qualche tempo, cioè che praticamente l'affare Buongiorno Napoli non è un affare fatto e chiuso, ma è molto vicino a essere concluso. C'era questa voce che l'affare si sarebbe concluso dopo l'Europeo 2024 e questo ce l'ha confermato Fabrizio Romano. Oggi in Napoli all'accordo col calciatore, vi ricordo, circa 2 milioni e mezzo fino al 2029, ed è poi l'unico club disposto a spendere 40 milioni per il difensore. Cairo, il presidente del Torino, sperava in un'asta, ma diciamo che gli è andata in quel posto. Allora, continuo a pensare, ragazzi, che 40 milioni siano un po' troppi. Vabbè, non li caccio io, quindi conta fino a un certo punto questa cosa. L'unica cosa, ragazzi, dobbiamo soltanto capire quando si concretizzerà questo affare, che sembra, ripeto, chiuso. Sarà forse il secondo barra terzo acquisto di questo Napoli, perché comunque nel mentre si sta parlando anche di questo Spinazzola, si stanno intensificando queste voci di uno Spinazzola che arriverebbe a parametro zero. Quindi diciamo dal punto di vista temporale, Buongiorno forse sarà il secondo barra terzo arrivo, terzo acquisto di questo calciomercato. Il primo è Rafa Marin, che praticamente dovrà fa soltanto fare le visite mediche, dovrebbe farle in questa settimana, quello che ho letto. Quindi dobbiamo soltanto aspettare la fine dell'Europeo. L'Europeo può finire domani, facendo, diciamo, non me lo auguro, però diciamo, l'arco temporale è domani, 14 luglio, che è il giorno della finale. Quindi, nella peggiore delle ipotesi, tra virgolette, dobbiamo aspettare metà luglio. E quindi questo significherebbe che Buongiorno salterebbe buona parte del ritiro di Di Maro, perché il ritiro di Di Maro parte l'11 e finisce il 21 luglio. È soltanto una questione di pazienza, di aspettare. Però, a quanto pare, Buongiorno sarà un giocatore del Napoli a breve. E quindi noi lo aspettiamo a braccia aperte. Per Buongiorno è soltanto una questione di tempo, come questione di tempo penso sarà per il rinnovo di Kvara. Ieri Pedulla ha caricato alle 23:12 un articolo sul suo sito riguardante Kvara. Sapete che c'è stato questo incontro in Germania tra l'entourage di Kvara e il Napoli, rappresentato da De Laurentiis e Manna. Sono andati in Germania a parlare con Jugeli, procuratore, e praticamente Pedulla ci dice che il Napoli ha offerto 4 milioni annui più ricchi bonus facilmente raggiungibili. Mi viene da pensare, magari questi bonus possono essere magari presenze, gol o assist, oppure qualificazione in Champions. Potrebbero essere questi. La gente forte del fatto che c'è il Paris Saint-Germain che ha proposto un ricco contratto, chiede ovviamente di più. E questo diciamo che fa parte del gioco. Tu sei forte di un contratto da 9 milioni, perché dice Pedulla che il contratto del PSG è da 9 milioni, tu ne offri 4. Diciamo che la via di mezzo in teoria sarebbero 6 e mezzo, 7, però ci dice Pedulla che la chiusura dovrebbe arrivare intorno ai 5 milioni più bonus.
comunque un contratto che permetterebbe a Kvara di diventare il giocatore più pagato del Napoli se dovesse andare via Osimhen. La cosa però importante di questa trattativa non è tanto l'ingaggio ma la clausola. Perché? Perché il Napoli diciamo vorrebbe inserire una clausola stile Osimhen, cioè una clausola liberatoria di una certa cifra. E diciamo ragazzi che questa clausola è un po' la conferma del fatto che ecco, quello che abbiamo detto ieri, cioè Conte ieri che ha detto: io spero che in questi tre o più anni spero che il Napoli non diventi una squadra di passaggio ma una squadra, diciamo una meta. Però poi vedi questa notizia di Kvara, diciamo, vedi che questo rinnovo arriverebbe solo inserendo una clausola che non dovrebbe manco raggiungere i 100 milioni, e secondo me per Kvara mettere una clausola sotto i 100 milioni è follia. Però se l'entourage vuole quella clausola vuol dire che è come Kim, cioè è un rinnovo per stare un altro anno, magari per crescere, per confermarsi, però la volontà è di andare in lidi più ambiti e dove ti riempiono più di soldi, ragazzi, perché alla fine quello è. Quindi quando Conti mi dice io spero che diventi una media, una tappa di passaggio, lo vorrei tantissimo anch'io, è un sogno che però temo sarà destinato a restare un sogno. Perché per diventare una meta, innanzitutto devi essere una squadra appetibile economicamente, e quella è proprio la base, cioè devi essere una squadra che può dare 10, 15, 20 milioni a un calciatore, a più calciatori, e sta cosa è impossibile, almeno a oggi. Non c'hai l'appeal per essere una squadra, una meta, non c'hai l'appeal, non c'hai la storia, non c'hai tante cose per essere una meta, quindi questa cosa onestamente ragazzi pagherei per vedere un Napoli che diventa la meta, ma temo rimarrà un sogno che per tanto tempo sarà irrealizzabile, temo. Comunque il rinnovo ragazzi arriverà, anche perché Conte lo ha detto ieri, Kvara resta, quindi se resta vuol dire che rinnova, e quindi il caro Jugeli e il caro padre di Kvara dovranno starsi e dovranno accontentarsi della cifra che proporrà il Napoli. Detto questo, passiamo alle, diciamo, le uscite. Si stanno portando avanti delle uscite di giocatori del Napoli che però non riguardano, diciamo, l'ossatura che poi andrà a comporre la stagione. Parliamo di riserve e parliamo innanzitutto di Zanoli. Zanoli, ragazzi, è quasi certo che andrà al Genoa. La formula però è interessante perché parliamo di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 7 milioni. Innanzitutto, tanta roba cedono a 7 milioni, secondo me, perché comunque Zanoli, secondo Transfermarkt, oggi vale 5 milioni e diciamo che l'annata alla Salernitana non è stata così proficua come si sperava, perché comunque la Salernitana ha giocato 21 partite, però solo il 26% titolare, quindi è stato un subentrante per la maggior parte, e solo due assist, e ha giocato comunque in una squadra che poi retrocessa malamente, quindi c'erano tutte le carte in regola per vedere un deprezzamento del giocatore. Venderlo a 7 dopo un'annata abbastanza, possiamo dirla negativa, è tanta roba, quindi qui manna top. E vabbè ragazzi, riguardo il prestito con obbligo, secondo me il Napoli ha fatto bene, cioè ragazzi, nel momento in cui tu compri Mazzocchi stai chiudendo la porta a Zanoli. Io sono d'accordo con questa cessione, anche perché è un ragazzo di 23 anni, visto che ormai il Napoli non ci punta più, è giusto che venga ceduto, perché non possiamo manco, diciamo, rovinare le carriere di questi ragazzi. Quindi io sono assolutamente d'accordo con questa cessione. E chiudiamo con un'altra serie di cessioni, e qui voglio aprire un attimo un tema. Perché? Perché ci sono tre giocatori che verranno ceduti in prestito la prossima stagione. Parliamo di Ambrosino, Sgarbi, che sono due attaccanti, e poi parliamo di Obaretin, il famoso Obaretin che la scorsa estate aveva un po' incuriosito. E dove andranno questi tre giocatori? Ragazzi, andranno tutti e tre al Bari. E qui voglio aprire un tema.
Sapete sicuramente cosa è successo a Bari, no? C'è stato Luigi De Laurentiis che ha fatto quella conferenza dove ha risposto, diciamo, al padre riguardo il fatto che il Bari non è una succursale. Diciamo che Luigi può dire quello che vuole, però coi fatti è così, perché stai andando praticamente a, diciamo, parcheggiare, tra virgolette, tre calciatori del Napoli, primavere, comunque giovani, in prestito proprio al Bari. E io in questo caso, no, diciamo, mi metto un po' nei panni del tifoso del Bari, che si vede comunque arrivare calciatori dal Napoli. Da una parte dico è brutto, perché non deve essere bello sapere comunque di essere un club satellite. Non è bello comunque vedere che arrivano calciatori che sai che fanno parte del Napoli e difficilmente resteranno a Bari poi in futuro. Sono giocatori che metti lì per farli giocare e che possono in futuro magari essere funzionali al Napoli. Poi è anche vero che tu, essendo una multiproprietà, non puoi neanche sperare nella promozione. Essendo la proprietà uguale, non puoi, diciamo, sperare in una promozione, a meno che non ci vai effettivamente. Poi è successo magari con la Salernitana, cioè che poi all'Otito ha dovuto vendere. Però diciamo che di base ti trovi in un limbo, no? Ti trovi in un limbo dove puoi e al massimo scendere di categoria e dove ti vedi arrivare calciatori che vengono a Bari solo perché devono crescere e devono essere funzionali a un'altra squadra. Dall'altra parte però poi dico che il Bari comunque qualche annetto fa stava in Serie D, quindi diciamo che tra il limbo del restare in Serie B e vedersi arrivare i calciatori che poi non faranno parte del Bari in futuro, tra questo e il magari scendere in C o in D e avere, diciamo, una dirigenza che non ti può promettere un futuro, diciamo, tranquillo, tra questo e quello che ho detto prima, io sceglierei il limbo. Almeno lì sai di restare in quella categoria. Mo lasciamo stare il fatto che hanno rischiato la C. 2 anni fa sono arrivati in finale del playoff e tenevano Foloruscio, tenevano Chedira, Caprile, tutti i giocatori che poi sono tornati al Napoli. Quindi anche lì c'è stato, diciamo, un processo di parcheggio giocatori lì. Però si è arrivato comunque in finale del playoff a un secondo dalla promozione. Quindi lì, ipoteticamente, De Laurentiis stavano perdendo il Bari. Quindi non è questo, diciamo, il problema. Sotto un certo punto di vista capisco i tifosi del Bari che si lamentano e che dicono noi siamo praticamente la succursale del Napoli. Comunque, diciamo, Ambrosino e Sgarbi. Ambrosino al Bari ce lo vedo bene, penso che andrà a fare il titolare. L'ultimo anno al Catanzaro non è stato proprio top, poi è andato anche al Como e diciamo che ha trovato sempre la porta chiusa, quindi diciamo che l'anno scorso l'ha un po' buttato, tra virgolette. Al Bari dovrebbe essere un titolare indiscusso. Monitoriamolo, ragazzi, perché secondo me Ambrosino, se fa bene quest'anno, tra 2 anni ipoteticamente potremmo anche ritrovarcelo in Serie A. Perché comunque parliamo di un 2003, può ancora, diciamo, tornare utile, diciamo, al Napoli. Ricordiamo poi che Ambrosino è anche uno del vivaio, quindi può sempre servire per le liste in futuro. Ed è strano che si vadano a togliere, cioè non è strano, al momento tu in rosa ce li hai i giocatori del vivaio, c'hai Contini, c'hai Dasek, c'hai Gaetano, però pure Gaetano si sta parlando di una cessione. Tra parentesi, ragazzi, Gaetano c'ha il contratto in scadenza quest'anno, quindi o gli rinnovi il contratto o lo vendi adesso, perché altrimenti poi lo perdi a zero. E quindi, ragazzi, questo è quanto per oggi. Abbiamo fatto un po' un aggiornamento sulle ultime notizie di mercato. Domani, ragazzi, vi ricordo che uscirà un video sull'Europeo, perché domani è il giorno di Svizzera-Italia e voglio fare un po' un video. Quindi detto questo, ragazzi, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, fatemi sapere un po' la vostra nei commenti e iscrivetevi, che è totalmente gratis, e attivate poi la campanella, mi raccomando. Detto questo, io vi auguro un buon venerdì, un buon proseguimento di venerdì, sempre e comunque Forza Napoli, e noi ci vediamo domani.